Bentornati nel mondo degli appalti, dove ogni notizia nuova sembra essere vecchia di anni. Iniziamo da lui, Ercole Ercolino Incalza, 70 anni, da più di 30 ai posti di comando nel settore dei trasporti pubblici. Incalza ha cavalcato l'onda di una cosa come 7 diversi governi, lo hanno fermato solo la pensione prima e ovviamente la magistratura poi. Secondo la Procura di Firenze sarebbe stato lui il dominus di un sistema di tangenti che toccava praticamente tutti gli appalti delle grandi opere in Italia. E poi c'è lui, Maurizio Lupi, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Passava il tempo al telefono con Incalza, gli dava credito, lo difendeva dagli attacchi degli altri politici e aveva solide frequentazioni con uno degli arrestati, Stefano Perotti, amico di famiglia. Troppo amico? Perché anche stavolta gli osservatori si dividono fra chi pensa che sia normale regalare un orologio al figlio di un amico che si laurea, come fece Perotti col figlio di Lupi, e chi sostiene che non sia normale pagarlo 10.000 euro, tra chi sostiene che il figlio di un ministro non si fa raccomandare per avere un contratto a termine da 2.000 euro lordi al mese e chi dice che tanti giovani un contratto del genere se lo sognano di notte. E dei vestiti pagati al sarto, che dire? Insomma, il copione è antico, tanto che rispunta fuori anche la rissa fra magistratura e politica, con il botte e risposta fra il presidente dell'associazione magistrati e Renzi. Secondo il primo, in Italia i magistrati sono stati schiaffeggiati e i corrotti accarezzati. Frase ingiusta e triste, replica il premier. Anche perché la tegola casca in testa a Renzi in un momento davvero cruciale. Il governo ha appena varato la responsabilità civile dei magistrati e proprio ieri si è deciso a mandare avanti il DDL corruzione fermo da 2 anni in Parlamento. Non sembra proprio il momento di riaprire vecchie ferite e ridiscutere la legge che ha costretto Berlusconi a lasciare il Senato e che ora impedirebbe a De Luca di fare il governatore in Campania. Né distende il clima il decreto sulla frode fiscale che ancora non vede la luce, quello che avrebbe potuto o dovuto permettere al solito Berlusconi di ricandidarsi, perché sembra che in Italia tutto si possa rottamare tranne la solita vecchia storia del rapporto fra giustizia, politica e affari.